Si è svolto ieri, giovedì 27 dicembre, nell'affascinante cornice del Teatro Metropol di Corigliano Rossano, l'incontro con i cittadini organizzato dal leader de Il Coraggio di Cambiare l'Italia, Giuseppe Graziano. La costruzione della nuova città al centro dell'intenso dibattito, alimentato da molteplici interventi che hanno rimarcato le esigenze del territorio. 3 anni dopo, bilanci e prospettive. Beh, sono stati 3 anni entusiasmanti di questo movimento civico nato un insieme di amici, credo che abbiamo costruito tantissimo, non per ultimo abbiamo proposto la legge per la città unica di Corigliano Rossano, che è l'evento più importante a livello regionale degli ultimi 50 anni. Ci sono uomini, donne che si impegnano civicamente, che partecipano politicamente a varie competizioni elettorali, dalle regionali alle provinciali alle amministrative. Siamo effettivamente soddisfatti di quello che abbiamo costruito finora, ma abbiamo tanto, tanto ancora da fare e da dare alla Calabria. Banco di prova importante, inutile nasconderlo, le elezioni della terza città della Calabria, Corigliano Rossano, nella prossima primavera. Vedranno Giuseppe Graziano impegnato in prima linea. Il coraggio di cambiare, come dicevamo prima, ha proposto la legge della nuova città e quindi sarà senz'altro protagonista. Non può che non esserlo nelle elezioni amministrative. Vedremo, io credo che bisogna essere protagonisti anche in prima persona, perché bisogna costruire con capacità, determinazione ed impegno questa grande città. Attenta e partecipe la gremita platea dell'Ampio Teatro, che ha registrato la presenza di circa 1 migliaio di persone.